Pierini. Il tiro è il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Entriamo nel vivo dei campionati di tutti i livelli, perché è partita anche, sono partiti anche i campionati di Serie C, quindi adesso davvero motori scaldati a tutti appunto i livelli del nostro basket. Come è andato questo weekend, Gabri? Ma infatti ho visto 6 partite e mezzo, quindi ho fatto i compiti a casa, Paglio, sono carichissimo. Allora mi servirà solo porgerti l'assist, insomma, questa settimana. Partiamo ovviamente dall'alto, dalla Risto Pro Janus Fabriano, che incassa la seconda sconfitta in fila, stavolta ben diversa ovviamente da quella della prima giornata, sconfitta sul campo di una delle corazzate del girone, la Unieuro Forlì. Una partita però ancora una volta dai due volti per la Janus, stavolta invertito un po' i fattori, perché partita malissimo, la squadra bianco-blu sembrava già finita dopo il primo quarto la partita, invece silenziosamente la Janus è tornata sotto, è tornata fino al meno 3 con una bomba di Eric Smith a 4-5 minuti dalla fine. Poi è mancato il colpo di reni finale, ma comunque questa reazione, diciamo, quantomeno fa ben sperare dopo una partita e mezza, diciamo, la partita contro la Stella Azzurra e la prima metà della partita di Forlì, che obiettivamente più di qualche naso l'aveva fatto. Ma diciamo, allora, come dice Panza, si porta a casa la prestazione e il gioco arriverà, come si dice, no? In certi casi. Sicuramente l'azione Maes, che ha fatto sempre canestro, ma in generale tutti hanno fatto sempre canestro, trascinata dai due americani. Forlì sicuramente squadra di categoria superiore. Quando è entrato Giacchetti si è visto, insomma, anche un cambio di passo importante. E quando l'età non conta, no, Paglia? Quindi sostanzialmente, come diciamo sempre, quando uno sa giocare a basket a un certo livello, poi può giocare fino a 40 anni. Detto questo, la Janus ha sicuramente fatto il suo, mischiando tantissimo le carte in difesa, zone, uomo, zone insomma ovviamente molto adattate, eccetera, e questo un po' ha tolto ritmo a Forlì. La reazione nervosa c'è stata, trascinata secondo me da Baldassarre, che ha fatto proprio il totem, sia in difesa che comunque anche in attacco con le sue cose. Ci sono stati il momento delle due stoppate consecutive che ha caricato un po' i ragazzi, insomma, eccetera. Però questa è la parte buona. Io credo che però ancora non si possa accontentare Fabriano di questo, cioè nel senso che il gioco latita, perché ne parlavamo anche un po' fuori onda, no, Paglia? Io e te iniziamo ad avere un po' dei dubbi sulla coesistenza delle tre guardie, e parlo di Marulli e dei due americani, che sembra ad oggi facciano un pochettino turno. Ha fatto molto bene Davis, a modo suo, nel senso che lui non sarà mai un giocatore di sistema, sarà sempre uno un pochettino disfunzionale, poi può essere un disfunzionale buono o un disfunzionale cattivo, nel senso che te le fa vincere o te le fa perdere, però comunque non sarà mai un uomo di sistema. Il problema è che sembra che facciano turni: se va bene Davis non fa canestro Smith, se alla fine è calato Davis è rivenuto fuori Smith. In tutto questo Merletto è meglio di Marulli in questo momento, perché ha capito il suo ruolo. Merletto porta di là la palla, poi fa giocare gli americani e punisce dagli scarichi, ha spazi enormemente maggiori rispetto all'anno scorso, quindi anche uno che non è un grandissimo tiratore puro, però con spazio fa canestro, se no non gioca in Serie A. E in questo momento Marulli è onestamente un po' il problema, tra virgolette, sugli esterni, nel senso che è uno che ha tanto bisogno di palla in mano per creare, ma la palla in mano, per forza di cose, se tu hai due americani, ce l'hanno gli americani. E quindi questo crea un pochettino di problematiche nella gestione dei possessi, specie in quelle offensivi. Meglio i lunghi, abbiamo detto, insomma, un pochino meno bene Tium, che però è partito in quintetto e comunque è sempre un corpaccione da mettere lì, in crescita gli altri, però ripeto, questa coesistenza inizia un pochettino ad essere sospetta, ecco, e in generale bisogna anche dirle, insomma, le cose per, insomma, dovere di critica. L'impatto di Marulli dall'arrivo alla Janus ad oggi è stato un po' inferiore rispetto alle aspettative, perché comunque sia non è stato forse il crack o comunque il super attaccante che ci si aspettava l'anno scorso, un po' per gli stessi motivi di quest'anno, secondo me. E alla fine, com'è come non è, si va sempre dal capitano Merletto, che mi sta piacendo molto in questo avvio.
Sicuramente le notizie positive sono che hanno convinto in questa partita i due che erano finiti un po' sul banco degli imputati. In primis Baldassarre, che fino ad ora era stato l'ombra di se stesso e che invece contro Forlì è proprio completamente rinato, veramente al suo massimo, in difesa, in attacco, colpito da fuori. L'hai citata quell'azione delle due stoppate consecutive, non mi ricordo su chi, ma proprio poi si gira verso la telecamera gonfiando i muscoli, proprio di carica, che carica anche tutta la squadra, no? Quelle circostanze lì. E poi, come hai detto giustamente, Dwayne Davis, che ha fatto il bello e il cattivo tempo per tre quarti, poi nell'ultimo quarto è un po' sceso e è risalito Eric Smith, che poi ha piazzato appunto quella bomba del meno tre, e un po', infatti, va ancora trovato quell'equilibrio lì, soprattutto sugli esterni. Anche lo scorso anno, se vogliamo, all'inizio parlavamo dell'equilibrio Marulli-Merletto, alla fine è vero che Marulli ha fatto meno sul piano realizzativo, ma poi l'equilibrio si è trovato in generale tra tutta la coralità della squadra. Quindi non è detto che magari nelle prossime settimane non arrivi piano piano con il lavoro, non arrivi anche quello appunto per la Janus. Panza, come hai detto giustamente, ha mescolato 400 milioni di carte di difese, è partito anche con un quintetto strano rispetto al recente passato, perché Smith è partito dalla panchina, quindi con Baldassarre subito, no, Baldassarre forse è entrato dalla panchina, comunque quintetto con Marulli in quintetto, Gulini in quintetto, ecco che non mi tornava, Gulini in quintetto con Marulli sugli esterni, quindi ha mescolato molto perché sta ancora cercando appunto l'equilibrio giusto, e penso che sia da leggere in quell'ottica i continui cambi di difese e appunto il cambio di quintetto in partenza. Sicuro, lo sanno anche loro che il basket lo vincono gli esterni, parliamoci chiaramente, cioè nelle specie, insomma, più si sale a livello e più sono gli esterni che determinano, non ce ne vogliono i lunghi, che io preferisco notoriamente come ruolo, però non ce ne vogliono i lunghi, il basket lo determinano gli esterni, e chiaramente trovare una rotazione comunque tra quattro elementi importanti, perché questo Merletto aiuta in Serie A, cioè non è che sta lì per sbaglio, per riconoscenza, dà una grossa mano. Ripeto, a me piace tantissimo perché ha capito immediatamente quello che deve fare. Inizia l'azione, porta di là la palla, fa giocare gli americani e poi colpisce se c'è da colpire sugli scarichi. E questa è una cosa molto importante, una cosa di maturità. Marulli in questo momento un po' meno, no? Perché probabilmente anche come giocatore è diverso rispetto a Merletto. Quattro giocatori importanti sugli esterni sono tanti, con ruoli diversi. Sarà complicato trovare l'alchimia, ma non abbiamo dubbi che, come hai detto tu, col tempo, con il lavoro, con le partite, sostanzialmente, prima o poi si trovi. L'importante è non perdere troppi punti per strada, perché domenica c'è una partita da non fallire assolutamente. Esatto, domenica si torna al Pala Baldinelli di Osimo, seconda partita casalinga stagionale. Stavolta appunto non si può steccare perché è uno scontro diretto, quello di domenica. Arriva San Severo, squadra già vista appunto in Supercoppa dalla Risto Pro, squadra che come Fabriano ha iniziato sul 0-2, ma nel primo turno ha fatto soffrire e non poco Scafati, e nell'ultima ha perso comprensibilmente, diciamo, sul campo di una Chiusi che invece è partita sprombattuta, e tra le rookie, diciamo, di questo campionato insieme a Nardò è quella che sicuramente ha convinto di più. Partita che come dicevamo, quella con San Severo, squadra che sicuramente non è di quelle di primissima fascia di questo girone, vincere e basta, non c'è alternativa. Nella seconda partita più importante che si disputerà al Pala Baldinelli questo weekend, dopo l'esordio della mia Serie D, ovviamente, contro la Stamura, sicuramente partita da non fallire, bisogna vincere a costa di fare 49 punti, ma di farne fare 48 agli altri. Quindi l'abbiamo già presentata in passato, la squadra avversaria, molto marchigiana, Tortù, Moretti, Serpilli, giocatori di categoria, però non ci sono scuse, no? Paglia, bisogna vincere e basta. Rispetto a quella vista in Coppa, in più è arrivato anche il secondo americano, è arrivato Caron DeShields, quindi altro giocatore che conosce il campionato e sta avendo ovviamente un impatto, insieme all'altro, a Ty Sobin, che è stato quello che ha tirato un po' la carretta fino ad ora, yeah. Ha fatto molto bene Tortù fino ad ora, l'avevamo nominato anche prima, e quindi, come detto, partita però che non si può fallire in questo caso per la Janus. L'appuntamento, ricordiamo, è domenica alle ore 18, Pala Baldinelli di Osimo, e sperando che questa volta il pubblico sia anche un po' più caldino, no? Rispetto alle prime uscite.
Questo sarà fondamentale, un fattore troppo importante per questa Janus che ha bisogno di ritrovare le proprie certezze a partire dal pubblico, a partire dall'affetto dei tifosi, a partire da tutto quanto. È ovvio che si sapeva sarebbe stata una stagione più difficile, cioè, Fabriano era abituato bene, parliamoci chiaro, hanno sempre vinto negli ultimi anni e quindi è ovvio che il pubblico adesso deve ridare indietro un po' di credito che sicuramente squadra e società hanno, e siamo sicuri che prima o poi torneranno, insomma, via. E invece scendendo in Serie B continuano le fatiche delle marchigiane perché le vittorie pochine se ne sono viste fino ad ora. Una di queste comunque è la prima della Luciana Mosconi Ancona che ha sofferto le proverbiali sette camicie in una partitaccia tremenda con Teramo, tre quarti dominati da Cent'anni che aveva fatto, ne ha fatti 22 dei primi 40 se non vado errato del campetto. Poi un po' sparito nell'ultimo quarto, riappare all'ultimo minuto per segnare la tripla che stronca definitivamente la Rennova e che tra tanti dubbi comunque porta a casa i primi 2 punti per la Luciana Mosconi. Però poi avevamo messo l'asterisco, no? Avevamo detto che insomma essere partiti una decina di giorni prima rispetto agli altri avrebbe dato un vantaggio nel breve termine e che era una pre-season un po' falsata da questa cosa qua, nel senso che con squadre più imballate chiaramente Ancona aveva un grosso vantaggio. Pronti via, prima in casa, buona la cornice di pubblico ad Ancona, si è visto insomma un bel palazzetto, aleggia, continua ad aleggiare un po' la maledizione del playmaker ad Ancona perché ancora si è visto un Panzini oggettivamente sottotono e Lollo sa quanto lo adoriamo, però può dare molto di più in questa squadra, anche se un paio di pick and roll con Gospodinov, due o tre cioccolatini consecutivi che Vesco solo dovuto raccogliere e depositare dentro, quelle sono le cose che vogliamo vedere da Lollo più spesso. Ha sparacchiato malissimo Simone Pozzetti, veramente non ci ha preso mai, ma anche qui prima o poi arriveranno. Ma quello che comunque non mi ha convinto di questa Ancona è che il potenziale offensivo è sicuramente maggiore. Difensivamente, oggettivamente, hanno fatto discretamente bene, aiutati di là da una squadra che continuo a definire un po' disfunzionale per come è stata costruita. Una squadra con 4-5 giocatori battezzabili o comunque sia non tiratori, perché parliamo di Bonci, parliamo di Bottioni, parliamo di Triassi, parliamo di lo stesso Bertocco che credo abbia segnato la prima tripla in campionato dopo non so quanti errori. È ovvio che Bertocco può far carenza a 3 punti, ma diciamo che da tre abbiamo tutti qualche dubbio, no? Paglia, si è vista un Antonelli molto scintillante. Quarisa ha fatto tanta fatica, subito problemi di falli, poi ha giocato, come detto, Gospodino, però ripeto, una vittoria più importante per il risultato, per i 2 punti, perché sarebbe stato problematico, insomma, esordire in casa con una sconfitta, che per la qualità di gioco proposta, che per la, come posso dire, appunto, in relazione a quello che si era visto prima. Dall'altra parte Teramo, anche qui, poco convincente per la proposta offensiva e difensivamente, oggettivamente sono grossi, quindi sicuramente sono fisicati perché comunque Bottione è un playmaker di quasi 2 metri e quindi sono sicuramente grossi. Quello è il loro vantaggio, però è una squadra che ad oggi io credo faccia più fatica ad entrare nelle prime 8 che a starne fuori, cioè anche per quello che si è visto in campo. L'altra vittoria delle marchigiane porta la firma della Virtus Civitanova che nello spareggio dichiarato un po' da tutte le parti, no, avevamo provato a buttare un po' di acqua sul fuoco, ma ce l'hanno confermato tutti, spareggio assolutamente, ce lo confermerà anche più tardi il nostro ospite di questa settimana, batte appunto la Sutor Basket Montegranaro, sfida tra quelle che un po' da tutti sono designate come le due principali contendenti, innanzitutto evitare la retrocessione diretta e poi appunto per arrivare alla salvezza, una partita che tutto sommato la Virtus ha, non dico dominato, ma controllato comunque in maniera abbastanza sicura per tutti i 40 minuti, prendendo il largo nel finale con le bombe e i canestri del protagonista che sentiremo più tardi. Partito bene Guerra, che in questo momento è un po' croce delizia, nel senso che fa bene alcune cose, ne fa malissimo delle altre, vedi le tante palle perse che continuano ad essere troppo, specie quelle non forzate, però se non altro ha attaccato bene il ferro, ha tirato liberi e ha fatto quello che doveva fare. Insomma, diciamo che il primo strappo, comunque la prima ondata è stata guidata da lui, ben supportata dagli altri, in crescita Pedicone, in crescita Rosetani con 2 o 3 giocate difensive importanti a cavallo tra secondo, terzo, quarto, il neo ministro della Il difesa, ministro.
stato ribattezzato. Sorvoliamo su sta roba qua. Un po' meno scintillanti Manu Musci, ma comunque sempre solido. Bene Ballasciani anche offensivamente. E poi alla fine Riccio comunque l'ha chiusa con due partite, ricordiamo, con due bombe, scusate, importanti. Ricordiamo che Felicioni era fuori per infortunio. Dall'altra parte una Sutor con Botteghi che oggettivamente ha fatto una brutta impressione, ma non poteva essere diversa. Un paio di allenamenti sulle gambe, oggettivamente buttato nella mischia, proprio perché la posta in palio era ben più alta di due punti, parliamoci chiaramente. Galippo e Murabito un po' sottotono, ma anche perché comunque la difesa di Citrano, secondo me, è stata di buon livello, anche qua tra zone, uomo, tanta garra, e alla fine l'ha vinta chi ha avuto più fame, chi ha avuto più lucidità in alcuni momenti. Oggettivamente in questo momento la Sutor ha qualcosina in meno anche rispetto a questa Virtus Civitanova, e anche per la Sutor domenica partita molto importante perché arriva Ancona in casa. In questa fase non riesce a giocarsela con Civitanova, pensare di vincere in casa con Ancona, per quanto Ancona, ne abbiamo parlato poco fa appunto dei problemi che comunque ha mostrato fino ad ora, pensare di vincerla in casa dovrebbe esserci un netto upgrade rispetto a quello visto ad ora, fino ad ora. Anche Masciarelli, che deve essere un po' la guida di questa squadra, è andato un po' a sprazzi, un paio di giocate da highlights, una schiacciata a due mani allucinante, che però mostra proprio l'essere anche lui Croce e Delizia, no? Giocatore dal potenziale enorme, le categorie superiori almeno, purtroppo questo rendimento ad alti e bassi che poi non gli consente fisicamente di giocare più di queste serie B, insomma, di metà o metà bassa classifica. Il mistero della fede, veramente, un giocatore con dei mezzi fisici debordanti, ha dato una schiacciata a due mani in testa a Musci in aiuto, una roba che si deve fare dagli americani, però poi chiaramente le limitazioni tecniche sono quelle lì, c'è un giocatore che va solo a sinistra, che legge poco il gioco, che vive di uno contro uno di fisicità ed è paradossalmente più facilmente contenibile, proprio perché nonostante sia debordante a livello fisico, comunque a livello tecnico, no, è un pochettino facilmente scautizzabile. Detto ciò, Civitanova in trasferta a Rieti, sfida proibitiva, anche perché credo che la squadra di Fineri non sia proprio arrivata serena, ecco, alla partita, non arriverà serenissima alla partita di domenica, visto la sconfitta immediata a Cesena, sconfitta del tutto meritata, insomma, con una Cesena che ha fatto una gran partita. Eh sì, Real Sebastiani Rieti, che è caduto appunto nel finale contro i Tigers, è stata la grande sorpresa del fine settimana, perché comunque Cesena sicuramente è una buona squadra, ma parliamo di due categorie diverse, diciamo, nei confronti della Real Sebastiani appunto, che ospita la Virtus domenica prossima, Virtus che poi proseguirà questo miniciclo di ferro ospitando Rimini a sua volta nella partita successiva, quindi comunque portare a casa questi due punti era importante anche in quella prospettiva, nel senso che perdere e poi rischiare di partire 0-4 sarebbe stato proprio un attimo per la squadra di coach Schiavi, che quindi però adesso può andare sicuramente in maniera un po' più tranquilla verso l'ingresso nella parte calda, nella parte vera della stagione. Passando alle altre due, marchigiane, Jesi e Senigallia, due sconfitte molto diverse. Senigallia continua a piacere e comunque se la gioca fino in fondo su un campo difficile, quello dell'altra Rieti, della Chia Energia, se l'ha giocata fino in fondo comunque la squadra biancorossa. È arrivata un'altra sconfitta dopo quella con Roseto, è vero, la classifica piange, però le prestazioni restano solide per la Golden Glass. Super Bedin da doppia doppia, molto bene. Giacomini limitato dalla difesa preparata, insomma, da Rieti, che oggettivamente aveva in Giacomini l'obiettivo offensivo da limitare, numero uno. Anche settimana con Cecca ci eravamo sentiti, un giocatore che ha stupito tutti, ma è normale. Gliel'hai spoilerata questa, gliel'hai spoilerata. No, io l'ho spoilerata, si è accorto da solo, basta vedere le partite che ha fatto Marco, insomma, fino adesso. Oggettivamente limitato, insomma, dalla difesa asfissiante di questa Rieti, che quando vuole difendere difende, e poi una Rieti comunque frizzantina, una Rieti che mi piace rispetto alle squadre di cerca solitamente compassate, che giocano i 24 secondi andando negli obiettivi. Questa è molto frizzante, va, picchia, corre, tira anche in transizione. Dall'altra parte Senigallia ha fatto due grosse partite, secondo me, però adesso domenica diventa un appuntamento da non sbagliare, perché con gli applausi ci si fa poco, con i due punti ci si fa di più, e quindi bene finora, diciamo che aveva due partite oggettivamente difficili, Roseto e Rieti, quindi due partite
perse nella maniera migliore possibile, però domenica arriva Iesi che invece reduce da una legnata epocale e anche abbastanza spiegabile contro Giulianova. Non diciamo che sia sorprendente come quella, come la vittoria di Cesena su Rieti, ma poco ci manca, perché comunque Iesi era reduce da un più 27-28, insomma, se non mi ricordo la proporzione, in casa, fuori casa sul campo della Sudor Montegranaro, ne ha rimediati quasi altrettanti a casa propria contro Giulianova, una Giulianova che non era parsa per nulla brillante invece nella prima giornata contro Civitanova, invece blackout totale per l'Aurora, una stecca anche difficile da comprendere, appunto perché una settimana fa era parsa totalmente un'altra squadra, quella di coach Meneguzzo. Brutta perché Iesi è stata a contatto, era meno 3, tipo una cosa del genere, a un minuto dalla fine, poi è successo l'imponderabile. Bomba di Bischetti, ragazzo del 2002, che comunque piazzato fa canestro, palla persa, adesso non ricordo bene l'azione, in attacco, recupero e bomba sempre di Bischetti, complicatissima allo scadere, tutto storto, meno 9. Da lì in poi partita finita. Iesi va negli spogliatoi demoralizzata e rientra ancora più piatta di prima. Magrini oggettivamente ha fatto male, migliore in campo di Iesi Gloria, che comunque sia il suo l'ha fatto, anche se ha sofferto tantissimo fattori, che ha fatto un primo quarto e mezzo di dominio totale, il che insomma è tutto dire rispetto al fattore che abbiamo visto, no, Paglia la settimana scorsa, che non poteva stare in campo, ma era in netto ritardo di condizione, ovviamente lo sapevamo, insomma, cioè, nessuno sta qui a discutere le potenzialità di fattori specialmente offensive. Quello che ha sorpreso è stato che comunque se l'è giocata tanto spalle a canestro fattori, quindi da lì ha segnato, da lì ha creato per gli altri, e quindi una Giulianova che continua ad essere trascinata da Caverni in cabina di regia, che quando deve giocare, ecco, in queste squadre da medio-bassa classifica, è sicuramente un giocatore completamente diverso da quando invece deve giocare per vincere, al di là della parentesi con Pescara, che però è stata una parentesi più fortunata, diciamo, che altro, per le varie contingenze astrali che ricordiamo, insomma, no, con la Viola Reggio Calabria. Però la sconfitta di Iesi così apatica per un quarto e mezzo, un tempo e mezzo, è stato oggettivamente brutto da vedere, proprio perché l'Aurora ha un potenziale nettamente più alto di quello che ha espresso, ecco. Però anche qui va dato merito a Giulianova, che comunque sia le sue certezze ce l'ha, ha un quintetto molto buono. Dalla panchina, vuoi non vuoi, si iniziano a spuntare i Bischetti di turno, cambia la questione, chiaramente i Cianci, i Bischetti, questi giocatori qua che non ti aspetti, no? Però sicuramente allungano un po' le rotazioni, anche perché Fattori non può giocare 35. Quindi domenica altro derby, doppio derby domenica, infatti in Serie B, da una parte Montegranaro Ancona, a Senigallia invece c'è Golden Gas Aurora, tutte e due domenica alle ore 18, quindi doppio, avete anche l'imbarazzo della scelta, ora che i palazzetti saranno anche aperti al 60%, quindi anche maggiore possibilità di accesso per tutti. Completiamo lo sguardo un po' a volo d'angelo sul girone con due partite dove di fatto non c'è stata molta partita, perché Ozzano ha travolto la Luiss, una Luiss che ha fatto, come abbiamo detto, di Iesi e di altre squadre, un'impressione diametralmente opposta a quella che aveva fatto nella prima giornata in casa. Ne ha presi 25 a Ozzano, che comunque si dimostra squadra che in casa soprattutto può fare danni e danni grossi. Roseto ha proprio, non so come definirla, la aratura dell'Andrea Costa Imola. A un certo punto il risultato era tipo sul 60-23, qualcosa del genere, quindi partita mai in discussione. Bella invece, primo squillo importante per Rimini in casa contro Faenza, una vittoria maturata nell'ultimo quarto con le triple di un Saccaggi che ha fatto vedere perché è Saccaggi. C'è da dire che Ozzano era anche senza gli attoni, eh? Quindi insomma non è che mancassi uno qualsiasi. A me ha fatto una bella impressione, per quanto me l'ha fatta brutta la Luiss. L'ho vista quella lì per due quarti, perché poi era finita oggettivamente. Chiappelli debordante in certi momenti, sembrava veramente immarcabile. Se la Luiss è palla di Bonaventura, vediamo cosa succede, allora si è messi veramente male male. Però ho molta fiducia nel coach, Pacchiarè è veramente uno bravo, io ho sempre ritenuto uno di categoria, qualcosa di buono lo tiro fuori certamente. Ecco, Rimini importante era vincere, importante era farlo anche nella maniera migliore, più sporca possibile, perché comunque Rieti, che non è che stia straconvincendo in questo momento, lascia un pochettino, no, spazio
a Rimini, ma anche all'altra Rieti, perché come abbiamo detto, per me l'altra Rieti, se parliamo di solidità, se parliamo di costruzione di un roster di Serie B, è assolutamente competitiva. Di Roseto, abbiamo detto, quarta forza con vista sulla terza, se Valerio sta bene. Valerio e Nikolić oggettivamente in attacco sono immarcabili, perché uno sta fuori. Nikolić è il game winner della partita con Imola, la proprio dominata in lungo e largo. Nikolić è uno di A2 che non so che cavolo stia a fare ancora qui in Serie B, oggettivamente, cioè, un giocatore devastante. Faenza comunque sia dimostra quanto sia solida, quanto sia buona. Per ora, Paglia, diciamo che il ranking che abbiamo dato è abbastanza rispettato, con l'esploa di Giulianova, ma è ancora la seconda di campionato, quindi aspettiamo. E quindi chiudiamo la nostra parentesi su A2 e Serie B, o meglio, la continuiamo con l'ospite che abbiamo quasi spoilerato nella prima parte della puntata. Con noi c'è Gianpaolo Riccio, il game winner del derby di domenica scorsa tra Civitanova e Montegranaro. Andiamo ad ascoltarlo. Questa settimana nostro ospite abbiamo Gianpaolo Riccio, la guardia della Virtus Civitanova. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Di niente, ciao. Partiamo ovviamente dalla fine, dal match di domenica scorsa, Montegranaro-Civitanova. Descritto un po' da tutti come uno spareggio salvezza, anche noi ovviamente nel nostro ranking abbiamo messo le due squadre sul fondo appunto di questa teorica graduatoria. Secondo te è stato davvero uno spareggio così importante come è stato delineato, insomma? Guarda, nonostante fosse stata la seconda partita di campionato, sì, era molto importante come partita, perché come sapete anche voi e come ci avete messo nei ranking, probabilmente noi siamo le squadre meno attrezzate per affrontare questo girone, quindi sì, era molto importante. Dopo una stagione, tu venivi da una stagione ad Avellino comunque complicata, chiusa con la retrocessione. Cosa ti ha convinto in estate ad accettare un altro progetto, comunque dove sin dall'inizio si sa che comunque c'è da soffrire, insomma, fino in fondo? Sì, guarda, la presenza dell'allenatore di Schiavi mi ha spinto molto ad accettare questo progetto, perché era, cioè, chiedendo in giro se fosse, tutti quanti mi avevano parlato molto bene e quindi mi hanno convinto, diciamo, a provare questo progetto e a sposarlo, a provare il meglio possibile, a fare il meglio possibile. Un po' tutti ti hanno indicato come il go-to guy di questa squadra, ti ci senti? Sì, anche quello è stata una sfida che ho voluto accettare, perché fino all'anno scorso comunque non sono mai stato in una squadra dove dovevo giocare così tanti palloni come il gioco quest'anno, quindi anche quello è stata una sfida per fare probabilmente il salto di qualità che mi servirebbe per i prossimi anni. Ormai sei a Civitanova, diciamo, da un paio di mesi tra preparazione e tutto. Qual è stato l'impatto con la realtà, con la città, con la società, e se anche a livello come squadra, se risponde un po' alle tue aspettative, se ti aspettavi meglio, ti aspettavi peggio, a tutto tondo, insomma, a 360 guarda, gradi. Guarda, Civitanova me l'aspettavo molto non così bella, diciamo. È veramente una bella cittadina, si vive bene, si sta bene, si è tranquilla. Poi dove viviamo noi siamo a 5 minuti dal palazzetto, quindi veramente molto, molto comodo. La squadra è come, diciamo, come me l'avevano descritta già prima di firmare, quindi è stata, diciamo, uguale, non è stata né una sorpresa né in negativo né in positivo, ma è anche la società è molto, molto chiara con noi, e quindi va bene così. Capri. Ma Giampa, partendo un po', parlando un po' di campo, domande abbastanza banali, però comunque mi interessano. Nella tua formazione mi interessa sempre sapere quali sono stati i punti di riferimento. Allenatori, giocatori, anche giocatori da emulare, sia di categoria che magari anche, chiaramente di livello più alto o più basso. Guarda, io sono stato alle giovanili con la Scandone ad Avellino, e c'era, quando io c'ero, ero aggregato con la prima squadra, c'erano Lakovic, Jaka Lakovic e Taco Andini della squadra, che sono stati sempre i miei due, diciamo, che ho vissuto proprio, che ho toccato, ho visto come fare i professionisti, diciamo.
quindi loro sono stati i giocatori che ho toccato, che volevo cercare di copiare. Mentre i miei giocatori che diciamo che ho studiato, che vedendo video che provo a copiare, sono Ginobili e un po' Wade, che sono, diciamo, i miei due giocatori preferiti da sempre. E porto il numero 20 apposta perché per Ginobili, diciamo. Beh, do riferimenti, insomma, discreti. Ti sei presa? Sì, sì, vabbè, margini però c'hai capito. Ancora, una... Cosa? Che margini pensi di avere, Giampa, ancora come miglioramento, magari trattatore di palla piuttosto che altre giocare pick and roll? Non lo so, dico, cioè, dove vorresti lavorare quest'anno più che altro? Credo che c'è molto da migliorare in tutti gli ambiti, cioè a partire dal tiro, che è la mia arma migliore, ad arrivare alla difesa o alle scelte in attacco. Quest'anno che ho molto più la palla in mano, sicuramente migliorerò scelte di pick and roll, cose così. Quindi sì. Molto comunque della nostra salvezza comune passa anche da questo miglioramento qua. Sì. Invece la squadra che margini ha secondo te di miglioramento, parlando un po' di collettivo? Essendo molto giovani rispetto alle altre squadre, siamo costruiti veramente con ragazzini molto giovani, pensando che io e Musce, Emanuele, siamo quasi i più vecchi della squadra, e nonostante quello non siamo così vecchi, c'è un margine di miglioramento secondo me molto 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 ampio. Questo sta veramente molto al coach Schiavi, cioè non veramente solo a lui, ma anche a noi ragazzi, ad ascoltarlo e capire che abbiamo uno davanti che ne capisce veramente molto e quindi può migliorarci a tutti praticamente. Quindi sì, il miglioramento ci potrebbe essere. Abbiamo parlato un po' di campionato, delle altre, c'è uno che comunque, per quello che parliamo anche in allenamento, studi tu anche gli avversari, ti guardi un po' le altre cose, insomma sei abbastanza informato in materia. Facendo un po' le lastre, sei d'accordo, non so se hai avuto modo di guardare il nostro ranking, ad ogni modo quali pensi che sono le squadre magari che... sulle quali dovremmo fare la corsa e che magari ci giocheremo i punti salvezza? Come ho visto anche nel vostro ranking, secondo me rispecchia un po' le fasce di questo girone. La Luis, noi, Montegranaro, siamo le squadre un po' più così, che stendono la salvezza, che cercano i due punti, di rubare due punti un po' a destra e a sinistra per salvarsi. Quindi sì, credo di sì. Mentre i carri armati di questo girone li conosciamo, come Rieti, le due Rieti, Rimini, tutte squadre molto attrezzate molto bene. Ci sarà una sorpresa secondo te? Possibile? Da parte nostra? No, da parte nostra no, dico in generale. Faccio un esempio sciocco. Giulianova magari era accreditata all'inizio come una squadra un po' così, noi ce la siamo giocata, domenica ha fatto un colpaccio a Iesi. Ci sarà magari secondo te la possibilità che una squadra sottovalutata faccia bene o una magari accreditata possa far meno bene? Guarda, tipo di sorprese. Te l'aspetti così? La parte del rotondo può essere che noi diventiamo tutti fortissimi e facciamo noi la sorpresa, non si sa mai, quindi ogni partita è una partita a sé, vedremo. A iniziare la domenica, che non è semplicissima. Insomma. Esatto. Paglia. Per usare un eufemismo, non semplicissima. Comunque, a parte questo, riguardando indietro alla carriera di Giampaolo Riccio, cresciuto nelle giovanili di Avellino, come appunto ha spoilerato poco fa, però in mezzo c'è stata un'esperienza importante negli Stati Uniti per te, tra diversi college. Ci racconti un po' come nasce questa scelta e anche magari qualche chicca particolare di questa tua esperienza in America, magari se hai giocato contro qualche giocatore che poi è diventato famoso, qualcosa così, insomma. Guarda, è nata grazie al, non so se lo ricordate, a Nicola Dragovic, che era un 4 che ha giocato con me, cioè non con me, io facevo ancora l'aggregato in Serie A, c'era lui, e lui giocava a UCLA prima, ha fatto il college lì. E un anno mi chiese, guarda, ma tu vuoi fare l'esperienza di andare in America? E io giustamente, a 17 anni, gli dissi sì, come penso che avrebbero fatto tutti. Grazie a lui mi fece fare dei video, degli highlights, una partita intera, li girò un po' in giro con così, e grazie a lui mi chiamarono. Passato il primo anno di high school, riuscì a trovare una borsa di studio per il college e così via. Così sono stato altri 4 anni lì. Una chicca: in high school giocai contro Brandon Ingram,
quello è discreto a New Orleans, e mi ricordo che un episodio di quella partita che io stavo appoggiando già i due punti, già ero in sottomano, stavo per segnare, lui stava, mi ricordo perché mi guarda dietro per vedere proprio dove stava. A metà campo, tipo. Mi ricordo che mi stoppò a tabellone, io già così, lui arrivò e mi stoppò a tabellone. La vedi un po' la differenza di atletismo che c'è tra l'NBA e qualcos'altro. E poi... sì, questo è un episodio che mi rimarrà, penso, sempre impresso, perché non te l'aspetti mai, non so, cioè, però vabbè, un impositivo magari, però anche qualcosa, cioè, che porti con orgoglio invece. Che porto con orgoglio, l'ultimo anno abbiamo vinto il campionato, quindi a casa c'è un anello del campionato della conferenza. Ah, danno proprio l'anello come il titolo NBA, sì, diciamo. Sì. Cioè, un bel anello abbastanza pesante, quindi almeno quello lo porto. Sei ritornato poi in Italia un paio di anni fa, prima una stagione a Capo d'Orlando, poi appunto come dicevamo l'anno scorso il ritorno a casa da capitano della Scandone. Sai, tu sei stato l'ultimo di una serie di capitani un po' importanti, abbastanza importanti. Vado a memoria, Marcus Green, Larry Middleton, forse sì, anche diciamo, Radulovic, qualcuno importante. Piccoli nomi, diciamo. Che effetto ti fa essere stato l'ultimo capitano della Scandone? Guarda, io non ci ho pensato fin quando, se non mi sbaglio, un mio amico quest'estate mi disse questa frase, dice: Giamba, ma tu ti rendi conto se sei stato l'ultimo capitano della Scandone? E io là per là rimasi un po' per dire, vero. Quindi, tutto sommato è vero. È vero, cioè, nonostante tutto, è vero. Guarda, è un orgoglio, è sempre, diciamo, un orgoglio perché comunque sono nato lì, sono cresciuto lì, da piccolino ho sempre giocato per la Scandone, sì, normalmente c'è la tristezza che ormai non esiste più la società, però guarda, essere comunque considerato l'ultimo capitano della Scandone, dopo la storia che ha e tutti i giocatori e tutti i nomi che sono passati sotto quella maglia, è veramente una bella cosa. Sì, è una cosa che porterò con orgoglio avanti. Per chiudere, appunto, Avellino è una piazza che per 20-25 anni ha vissuto la Serie A, Eurolega, sì, Coppe Europee, e, visto che comunque è fallita appunto nella scorsa estate, come si vive adesso il basket lì in città? Guarda, adesso c'è la Delfes Avellino che sempre fa milita in Serie B. Secondo me, da quello che dicono, comunque io conosco la piazza, sicuramente non è considerata, tra virgolette, come la Scandone, perché ovviamente tutti i tifosi molto stretti alla Scandone non vogliono che, cioè volevano solo la Scandone, quindi diciamo che è vissuta un po' così. Però l'importante secondo me è che il basket esiste ancora ad Avellino, quindi sono contento che sono riusciti a costruire un'altra società e a portare avanti la pallacanestro. Alla fine è lo sport che importa, secondo me. Vabbè, noi ti ringraziamo, grazie Gianpaolo Riccio per essere stato ospite appunto della nostra trasmissione questa settimana, e in bocca al lupo per il big match di domenica. Viva il lupo. grazie Gianpa. Ciao, ciao Giampa, a tra poco, ciao. Sì. 'Ed era Giampaolo Riccio, l'esterno della Virtus Basket Civitanova. Scendiamo in Serie C, Gold e Silver che sono partite appunto nello scorso fine settimana, in realtà non troppi scossoni di fatto, pronostici tutto sommato rispettati su quasi tutti i campi. Partiamo dalla Gold, ovviamente l'attesa maggiore era per le due big, per il Bramante Pesaro e per la Alle Imatelica. Bramante che ha vinto in casa contro la Sicoma Valdiceppo, mentre la Alle Imatelica ha dominato dall'inizio alla fine contro la San Benedettese. Due vittorie larghe e convincenti, diciamo. Gabri, che ne pensi tu? Perché qualche asterisco lo metteremmo. Allora, a me è piaciuta Matelica. Tra le due ho preferito Matelica, per solidità, perché poi sono convinto che in questi campionati qua si vincono con la solidità e non con il talento. Ovvio che Bramante sia più forte, ovvio che Bramante abbia un talento veramente smisurato, ma
per come l'ho vista io, probabilmente non ce n'era bisogno, però diciamo che ci sono dei nei difensivi, ci sono dei giocatori che chiaramente prediligono una metà rispetto all'altra, la rotazione delle guardie, dei playmaker, soprattutto con Ricci, Ferri e Cardellini, è troppo ampia, nel senso che alla fine sono tre che vogliono palla in mano, è ovvio che Ricci può giocare da guardia, secondo me dei tre è il migliore, ok? Però alla lunga vedi Fabriano in A2, cioè alla fine la palla è una, se la giocano in tre, se poi c'è da darla a Gurini perché ha dominato il partito, ha fatto un primo quarto, 11 punti, 3 su 3 a 3 punti, 2 su 2 liberi, ma neanche aveva allacciato le scarpe, c'era le scarpe sciolte e dominato. Quindi per far capire un po', no? Poi io sono curioso di capire quando getterà la prima goccia di sudore in questo campionato. esatto, ne ripariamo forse più avanti. Ecco. Ad ogni modo, ecco, Bramante, spero, credo che l'intensità che ero abituato a vedere di Bramante dello scorso anno non sia stata necessaria, perché oggettivamente Valdiceppo, al netto di dell'argentino, insomma, che comunque ha fatto una buona partita, senza Meschini, di cui senza Meschini. Non ho notizie. No, ti stavo dicendo senza Meschini, esatto. Di quel momento non ho notizie, chiaramente non può neanche pensare di avvicinarsi, no? a questa squadra che comunque è grossa, forte, completa ed è già pronta per il salto in Serie B. Invece Materica mi è piaciuta perché, vabbè, al di là che San Benedetto è una squadra che oggettivamente ad oggi è iniziata numero uno per la retrocessione, soprattutto perché gli stranieri non sembrano capaci di impattare come uno straniero di Cigod può impattare, però Materica, al netto sempre dei problemi che ha Falston, che continua ad essere un oggetto misterioso in campo, comunque solida e lunga, sono rientrati tutti, quindi è una squadra sicuramente competitiva. Ancora senza Bugionovo domenica, comunque. Esatto, mancava solo Michele. Le due big hanno fatto il loro dovere, anche tra gli altri risultati, come dicevamo. L'unica parziale sorpresa forse è stata la vittoria del Pisaurum sul campo di Foligno. Pisaurum, peraltro, senza Gnaccarini, è andato ad espugnare un campo mai banale da espugnare. Per il resto, tutto un po' secondo programma. Osimo, che ha fatto il suo in casa contro Assisi, mentre Porto Sant'Elpidio ha dominato, o meglio, venuta fuori la distanza contro Falconara con un super Boffini. Iesi, lo avevamo detto, Taurus se la giocherà con tutti, era andata vicinissima al colpo sul campo di Todi, fermata dai 28 punti di un super Trastulli, quindi comunque... E fermata anche Paglia, c'è da dirlo, sponda Iesina da un fischio che loro hanno giudicato, io non l'ho visto, me l'hanno raccontato, un antisportivo a pochi secondi dalla fine che ha determinato la vittoria in maniera netta, insomma, se no avrebbe vinto Iesi, che comunque rognosina, ecco, cioè non hanno proprio tanta voglia di retrocedere, diciamo così, assolutamente. Al primo giro direi che sicuramente San Benedetto ha qualcosa in meno di questa Taurus, che magari non avrà talenti scintillanti, ma come abbiamo detto sin dall'inizio, quadrata, corsa rognosa, quindi tutto quello che ci eravamo detti nelle scorse settimane. In Serie C Silver, analogamente, non ci sono stati grossi colpi. La Attila Junior Basket Porto Recanati ha subito fatto la voce grossa, 26 punti rifilati a Porto San Giorgio con Lupetti, che è stato il nostro MVP della settimana, che l'ha dominata dall'inizio alla fine, ben 32 punti. Ma quindi per il resto, insomma, diciamo un po' tutto confermato, no Gabio? C'è stato qualche risultato che ti ha sorpreso? No, tutto abbastanza confermato, insomma, niente di eclatante. Lupetti, sai che io meglio che non ne parlo, perché è uno dei miei giocatori preferiti all time, quindi non avevo dubbi, insomma, che Lupo in C-Silver non c'entra assolutamente niente, come non c'entra niente la metà di quella squadra lì. Occhio a Montemarciano, però, perché ho visto un Maggiotto che in ciabatte vede il discorso di Gurini, e comunque è uno che questa categoria qua c'entra forse meno di tutti i giocatori di tutte le altre categorie, nel senso che è veramente una roba che è inspiegabile. E c'è stato un momento in cui una non partita, e tra l'altro anche qua non scontato, perché comunque la Bartoli non è che ha fatto una discreta Coppa del Centenario, non è che faccia qualcosa di schifo, anzi è una buona squadra che lotterà secondo me per le piazze nobili della classifica, arata completamente da una Montemarciano già in formissima, ma l'avevamo detto, ma soprattutto c'è Maggiotto che, ripeto, starà al 50%. C'è stato un momento, ha dato uno scarico, due mani sopra la testa, saltando in salto,
a Savelli che si è trovato con 6 metri di spazio e non sapeva cosa fare, che non gli è cambiato mai nella vita. La tripla l'ha sbagliata perché c'è avuto troppo tempo, l'ha guardato, che c'è fuori sta roba qua? In un momento proprio fa capire il dominio, insomma, che l'impatto che può avere Maggiotto, che è sicuramente un giocatore, il più forte giocatore del campionato di DC Silver. Ecco, poi di là Recanati ne ha, non ha magari la punta Maggiotto, ma ne ha 10 sostanzialmente. Molto bene Ruggio, fammelo dire, 2003, che allenavo l'anno scorso a... Anche Mancini che ha fatto 20 in assenza. Mancio molto bene, Mancini segno, quindi insomma... Porto Recanati candidato numero uno, ma Montemarciano molto molto vicino. Niente da sottolineare. Sì, soprattutto appunto se Porto Recanati scopre anche questi che dovrebbero essere i rincalzi, appunto Ruggero e Mancini, che hanno dato un impatto significativo. E, sai, abbiamo parlato di una squadra fortissima ma corta, e invece va a finire che poi tanto corta non è. Forse l'unica mini sorpresa è per come è arrivata quella di Tolentino ad Umbertide, che Tolentino che ce l'aveva in pugno praticamente l'attacco per chiuderla nei secondi finali, la palla buttata e canestro sulla sirena dall'altra parte, una sconfitta sanguinosa per una Tolentino che non aveva incantato e sicuramente non è la migliore di quelle viste negli ultimi anni, però sicuramente brucia per come è arrivata appunto per la squadra di coach Palmioli. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili, se ci state guardando siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast come sempre su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Giuseppe Contigiani che ci segue e che ci aiuta promuovendo le nostre puntate appunto sulle piattaforme Basket Marche e su tutti i suoi canali social. Per tutto il resto, per i prossimi aggiornamenti, ci vediamo come sempre qua la prossima settimana su Immarcabili. Pierini, il tiro è canestro di Attila.